Nizza dopo 4 ore e 50. È stato un viaggio molto bello, in prima classe, comodo, coltello, e adesso andiamo verso il nostro hotel, che è nel centro città. E c'è abbastanza caldo, c'è sole e non vedo l'ora di vedere il mare da vicino. Guardate che bello il corridoio, sembra di essere in una nave. Sono le cabine. Tra l'altro io amo il blu e l'azzurro, qui è tutto blu e azzurro e ci sono anche delle parti color Tiffany. Adesso siamo in questo ristorante che si chiama Peixes, che vuol dire pesce, presumo in portoghese, e sto assaggiando questo pane con un burro prodotto direttamente qui alle sardine. Adesso vi farò vedere questo momento. Super! Adesso andiamo a fare un giro per il centro della città di Nizza. Venite con me, andiamo. Si arriva in questo posto che si chiama Parco del Castello, anche se in realtà il castello non c'è più perché è stato fatto distruggere, però è rimasto solo il parco. E tra l'altro c'è una vista sul mare di Nizza che è di un blu inaspettato, meraviglioso. Guardate qui. Pensate che c'è gente che tutto il giorno fa il bagno. Ora io, per quanto il mare sia bellissimo e l'acqua pulitissima, l'acqua secondo me è freschetta. Mare di Nizza è bello anche di sera, e sono sulla Promenade des Anglais, il lungo mare bellissimo di Nizza che mi ricorda anche un po' quello di Napoli. Io trovo un po' di Napoli dappertutto. E adesso stiamo per andare a cena, l'ultima cena a Nizza, poi domani si riparte, si torna in Italia. E tanto, guardate che bello. Ragazzi, sono in questo ristorante, ecco, non so perché, però tipo un tavolino così vicino alla finestra è, è uno degli ambienti che adoro. Oggi ultimo giorno, io e Anna volevamo fare un po' di foto e Annina solo dietro, la mia guardia del corpo.
Però ovviamente il cielo, che è stato bellissimo nell'ultima settimana, forse tutto l'anno, ha pensato di annuvolarsi. Qua c'è gente che va a correre. Quella potrei essere io, ma io stamattina ero troppo impegnata a affogarmi di formaggi francesi. Comunque il cielo ha pensato di non assisterci, ma noi non ci fermiamo, non ci ferma niente, mi guardano tutti mentre faccio i video e parlo da sola, anche la signora, e continuiamo a fare le foto.